Dire Congo è come dire la polveriera africana, perché questo non stato è un territorio di importanza nevralgica, dove da oltre un secolo, ovvero da quella conferenza di Berlino del 1884 che diede inizio alla grande predazione del continente, si intrecciano interessi geostrategici e geoeconomici straordinari. In primis per la sua posizione, il Congo confina con ben altri 9 paesi africani, dal Sudan alla Tanzania, passando per l'Angola, la Repubblica Centroafricana. E poi naturalmente e soprattutto per quel che nasconde nel sottosuolo. Qui ci sono allocati il 33% dei giacimenti mondiali di cobalto, il 10% delle riserve mondiali di rame, un terzo delle riserve di diamanti e poi ancora enormi giacimenti di uranio, zinco, manganese, 3/4 delle risorse mondiali di coltan, un materiale indispensabile per costruire computer e telefonini. Non stupisce dunque se dalla fine dell'Ottocento la storia di questo paese, piegato anche da epidemie come l'Ebola, è soprattutto una lunga sequela di violenze e soprusi. Il Congo infatti ha dovuto sopportare uno dei regimi coloniali più abietti, poi la dittatura di Mobutu, il genocidio in Ruanda del 94, il colpo di stato del generale Kabila fino ai disordini nella zona del Kivu, proprio quella dell'attentato di oggi. Un conflitto che l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright allora definì la prima guerra mondiale africana, perché si combattevano sul terreno gli eserciti di Burundi, Ruanda, Uganda, Zimbabwe e Angola. Ma soprattutto un conflitto interminabile. Le Nazioni Unite hanno cercato di riportare la pace, ma invano. Sul posto è stata inviata la più grande e impegnativa missione mai messa in campo dall'ONU, 17.000 uomini, molti dei quali sono ancora lì, ma la guerra non è mai finita. Perché da quel conflitto sono spariti gli eserciti ufficiali, ma sono nate decine di formazioni di guerriglieri che di fatto controllano il territorio. Negli ultimi anni anche con pericolose affiliazioni con la galassia jihadista internazionale, fino alla proclamazione dell'Islam State Central African Province, una sorta di emanazione del califfato del defunto al-Baghdadi. Per questo ogni attacco di queste milizie nella zona ha un duplice significato, quello di ottenere soldi immediati con un eventuale rapimento, ma anche quello di ribadire il proprio dominio politico e pratico sul territorio e sui traffici clandestini che vi si consumano. Allora,